Ragazzi, siamo grazie, siamo tornati qui oggi con un nuovo video. E per chi se lo stesse chiedendo, sì, sono in pigiama. Oggi avevo voglia di fare video in pigiama. E se avete anche notato perché mi sono spostato lì, perché Darry da 0,7 secondi si sposta verso destra, così volevo guardare la finestra. Accabbe, ok, sempre. Ma no, perché dato che qua ogni mossa che fai è sì, sottolineata. Comunque niente, prima che cominciò il video volevo dirvi che noi abbiamo cominciato a fare qualche streaming su Twitch. Domenica abbiamo fatto una prova, l'abbiamo spammata sui nostri profili Instagram e sulla pagina Facebook. Quindi chi non c'ha like né sulla pagina Facebook né su Instagram non sapeva che abbiamo fatto la streaming. Siete su Twitch infami. Siamo stati tipo 3 orette, mi sembra, più o meno. Sì. Io ho avuto anche un'invasione dentro casa dei fan che mi hanno citofonato mentre ero in streaming. Probabilmente in questo momento, quando state vedendo questo video, già siamo in streaming, perché abbiamo cominciato alle 16 di oggi. Quindi questo video uscirà alle 15. Quindi se lo state guardando subito avete un'ora di tempo. Se lo state guardando alle 15:30 avete mezz'ora. Se lo state guardando alle 16, finite di vedere il video e poi venite su Twitch al link che vi ho messo qua in descrizione. Probabilmente anche se lo vedete la sera, diciamo se lo vedete al 6-7 così, probabile che siamo ancora in streaming. Quindi io vorrei streamare dalle 4 fino all'ora di cena, se possibile. Perciò se volete vederci adesso live, venite, magari volete venire a farci una domanda in live, perché vi risponderemo alle nostre domande. Stiamo giocando probabilmente a League of Legends, che è un gioco che non molti conoscono, però comunque ci serve un po' come sottofondo per stare con voi. Non è che il gioco sia importante, probabilmente magari cambieremo anche gioco. E niente, direi adesso di cominciare con il video. Mi raccomando, qua in descrizione primo link è quello di Twitch, aprite, ci siamo noi che giochiamo in live. Magari dateci uno sguardo. Le mie uniche parole in questo video sono state: siete infami. Ah sì? Fantastico. Va bene. Vabbè, giusto, dai. Allora, come fai l'amore? Il video di oggi non abbiamo detto come fai l'amore. Esatto. Come, quando siamo bravi? Sei bravo tu? Tu sei bravo? Io so proprio top, guarda. Io una cifra. Io a letto dormo proprio perché, mamma mia. Comunque, che c'entra? C'è scritto a letto, scritto perché l'amore. Sarà scritto a letto qua. A letto è sempre utile saper fare le mosse giuste al momento giusto. Scoprilo con il test più piccante dell'App Store. Per spogliarlo da cosa inizi? Io gli dico spogliate. Oh, tu spogliate. Allora, cosa inizio? Aspetto che si spogli da solo. Dalle scarpe. No, vabbè, di solito dal... Non c'è stata tipo la maglia? Sì, dalla... Ah, ma questo è versione femminile. Cioè, nel senso... No, spogliarlo alla. Ah, giusto. E vabbè, dalla camicia che sarà... Pantaloni gonna. Ah, beh, giusto. Okay. Vabbè, dalla camicia che sarà pure maglia. Sì, però io pure... Vabbè, dai, facciamo dalla camicia. Dai. Per rilassarlo, cosa fai? Parlo una cifra. Parli del tuo lavoro, immagino. Oggi su YouTube, calcola, ha fatto... No, lo la fai parlare. Le fai bere un bicchiere di vino. Vabbè, quello però abusare. E magari poi ci metto pure un po' di rufus. Sì, capito? Nel senso... No, lo fai parlare, dai. Io faccio parlare molto il mio partner. La mia partner. Sì, ragazzi. Sì, è vero, mi fa parlare molto. Rivelazione, sono gay. Allora, per una notte con il suo. Con il suo. Con il tuo. Oggi non ci sono. Svegliati. Rivelazione. Sì. Perché ho detto rivelazione? Si sa. Per una notte con il tuo. Lei, lui. In questo caso, lui. Cosa indossi? Una canottiera sexy. E come fanno le canottiere sexy? Preferisci il nude look e il pigiama intimo firmato? Io nessuno di questi. Dipende dall'umore. Ma da... Cioè, nel senso, vestito. Vestito, Sì, che così. Con North Face. Sì, cioè, paga cappello. Cioè, ti metti tutta roba così sai quanto ci metta a spogliarte. Sì, dici, sono durato di più. preferisci il nude look? No. Per me il pigiama, tanto poi ci fai pure i video, quindi. Sì, ma infatti tutto un pigiama, raga. Peccato che non si può andare in pigiama a macchina. Come ti piace far l'amore? A luce spenta, sul divano davanti alla TV, a luce di candela, guardandomi negli occhi, all'aria aperta. All'aria aperta, diciamo che è un po' da carcere, raga, quindi. Guardandomi negli occhi, dai. Queste cose storcinate, no, per favore. Sul divano davanti alla TV. A luce spenta, sti cazzi. A lume di candela, sì, la candela del motore della macchina. A luce spenta, vabbè, giustamente. A luce spenta, poi ti metti a dormire e sciogli. Sì, sei in cesso. Invece dalla busta. Dai, io metto guardandomi negli occhi, dai. Qual è la tua posizione preferita a letto? Indubbiamente al 90. Ma sarebbe bello se una donna rispondesse. L'intramontabile posizione del missionario. Mi piacciono tutte. L'eccitante 69. Non saprei proprio. Mi piacciono tutte. La mia in realtà non ci sta, quindi. Cioè, in realtà la mia non ci sta in questo mondo. Ma neanche la mia. Lei sopra e sotto. Cioè... Non è che è preferita. No, perché te ne fai un cazzo. Comunque è una cosa bella. Stai così. Dai, non saprei. No, non mi piace. Non c'è la mia. Non c'è sta. Dai, però 90 c'è sempre il suo. Quante volte ti va di farmi una notte? Tu lo fai trottolina cavallina. Una, ma al meglio, no.
fin quando mi addormento, non le conto mai almeno 3 volte. Non c'è sta 2. Cioè, fino all'alba. No, 3 volte non ce la faccio. Fin quando non mi addormento. Dai, ma 2. Non c'è, non le conto mai allora, vaffanculo. Per un gioco, per un gioco, per un gioco erotico col partner, cosa scegli, un cazzo? Cioè, no. Il tuo, ovviamente. No, non scelgo niente, non faccio giochi erotici. Un lento strip chase, non lo fai. Panna montata in Nutella, t'ho sgamato, Mi fa schifo la Nutella. Cubetti di ghiaccio su zone erogene, quelli dopo, semmai, sulle palle. Manette, occhi bendati. Quella sicuramente è da prova. Dai, raga, io niente di questi. 50 baci pericolosi, che vuol dire? Cioè, tipo mentre stai sul motorino con la mano. No, ti giri indietro poi. Vabbè, cubetti di ghiaccio. Vabbè, tra tutte queste pericolosi. Farei un lento striptease. Immagino a fare striptease. Io però voglio fare. Dai, manette e occhi bendati. No, dai, cubetti di ghiaccio. Ti piace vedere un film porno con il tuo partner? No, non ci ho mai pensato. Ti piace parlare di sesso con amici? Sì, ma con quelli più intimi. No, non mi piace parlare di sesso. No, sono solo fatti miei. Sì, ma a volte invento storie finte. Sì, mi capita spesso. Sì, mi capita spesso. Ma quello con più gli intimi. Sì, ma solo con quelli più intimi. Secondo te, quale piatto è più afrodisiaco? Pollo e cipolle, regà. Sushi perché ti piace, però non è che sushi. È le vostre che caviale. Mi sono aria annoiato. Anzi, te ma poi fa un cazzo. Ma dai, ma soltanto perché non so le manette. Senza infamia né lode. Il sesso non è di certo la parte più importante del tuo rapporto. Così, vedi? Così lo... così lo pratichi come se dovessi sbrigare una faccenda casalinga. Mettici un po' più di passione e vedrai che i tuoi risultati migliorano. Vedi? Ma non è vero, io ci metto tanta passione. Vabbè ragazzi, rosicato. Questo video è stato un po' breve, ma scialla, perché tanto adesso voi cliccate su questo link e noi siamo a dire cazzate su Twitch. Esatto. E ci avete di noi per 3-4 ore ancora. Perciò vi stancherete anche. Mi raccomando, spammate sulla chat di Twitch e missionare annoiata. No. Sì. Dai. Cioè, quindi vai. Comunque niente, noi ci becchiamo adesso. Su YouTube ci becchiamo al prossimo video. Su Twitch ci becchiamo subito. Perciò venite subito e spammate "sono venuto da YouTube". Tipo "sono venuto dal futuro". E lasciamo 5.000 like. E niente ragazzi, seguiteci su Instagram e la pagina Facebook, che sono molto importanti, perché se decidiamo di fare live al volo così ve lo diciamo lì. E basta. Tu vuoi dire qualcosa? No. Ciao, cioè, nel senso saluto però. Ok, saluti però, non mi frega un cazzo alla fine. Ok, grande, ciao!